Ecco ragazzi miei, è arrivato finalmente, dopo 6 mesi di parto. Ma 9 mesi. 9 mesi. Siamo arrivati a prendere. Là, vediamo come si sta seduti. Che non mi sono mica messo il camper per full timer pesca. Sì. È bellissimo. Voi no. Saluta. Ma come fai a stare qui dentro? Non ci stanno le gambe. E finalmente può dare inizio a full timer pesche. Ci siamo? Già, ci siamo ragazzi. Anche il colore non è male, devo dire la verità, eh. Allora, questo qui accendi. Accendi. Luci interne. Sì. Luci esterne se c'è, se non c'è non serve a nulla. Sì. Se hai luce esterna è qua sopra, se non ce l'hai rimane okay. Spento. Pompa acqua. Perfetto. Quello? Qui, ecco, quello è il serbatoio. Questo hai livello batteria, visualizzi qua la batteria del motore B1 e visualizzi qua la batteria della cellula B2. Perfetto. Serbatoio invece hai, se premo mi dà S1 qua, cioè serbatoio sì. Acqua potabile, quella buona, e S2 che è questo qui, che è quello che tu hai. Sì. Perché se premo ancora mi va su S3 che non hai. Quindi tu devi visualizzare solo quando la luce è in alto. Ok. Quando la luce è in alto tu visualizzi il recupero S2 che sono le acque grigie. Le acque grigie. S1 è sempre lo stesso, è sempre l'acqua potabile. Ok. Invece il bagno è di là. Il bagno ha il suo indicatore sulla cassetta. Quindi io qui ho acqua potabile e grigia. Quando basta. Colleghi la 220 si accende la spia 220, quando salta un fusibile si accende la spia qua che c'è un fusibile saltato. Per spegnere tutto tieni premuto qualche secondo finché scompaiono tutte le luci completamente. Ah, così. Così è spento tutto. Ottimo. Accensione del boiler. Come si può vedere ci sono due soluzioni, 50 gradi o 70 gradi. In mezzo è spento. Questo è apricofano. E questo qua sono i fusibili della macchina? Della macchina ce ne sono una parte che è il camper, più altre sono altri di sicurezza che non sono sparsi nel circuito, ma poi devi andare da un tecnico quando ti capita. Perfetto, perfetto. Sì. Batteria, servizi questo. Ok. E questo qua motore che stacca tutto, non farlo perché sennò stacca orologio, pipe varie. Io andavo sotto di scarico acque grigie, sì. Perché le nere sono quelle altre. Noi usiamo poco perché andiamo nei campeggi. Non so se si vede. Sì, ho intanto svoltavi e non è mai stata prima. Le due batterie. Si stacca? Si può staccare con questo. Sì. Lo pieghi? Sì. E lo puoi qua. Ti fa da. Ok. Ok? Sì. Metti in pausa che ti potete mettere. Metti in pausa a esterno. Sì, ho visto la gazza della cancella. Esatto, i tavolini e parte così, però vedi la doppia posizione. Le batterie, cioè, se si inizia, si girano? Questo sì. Perciò quando fa il letto, questo qua si gira giù e fa il letto praticamente. Ok. Con questo si gira. Sì. Sì. Perfetto, perfetto. Dopo, quando devi andare, ti metti a guidare? Fatto l'acqua. Ok. Vedi, non so. Così. Sì. Devi sentire. Le batterie. Questo è il panone. L'altra dov'è? È lì sotto. Ok. Perfetto. E questo cos'è? È per il riscaldamento? Questo qui è quello per il riscaldamento, bravissimo. Vedi la stufa dove basta? Sì, 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 sì. Dell'acqua ce n'è dentro adesso? Un pochino sì. Non so quante però. Ok, ok. Però un po' ce n'è, sì. Gasolio. Giro questa parte. Questa parte.
E come faccio? Il regolo della temperatura? È questo, okay. Il minimo e il massimo. Logicamente al massimo consuma di più, al minimo no. Se sei in montagna di notte mi hanno sempre detto tienilo un pochino così che esce leggermente, ma ti fa caldo. Okay, ho capito. Poi, un'altra cosa, ma questo me l'ha detto Beltrami, così che ho visto.